Il Giro d'Italia, si sa, è quello della maglia rosa, che prende il colore dalla Gazzetta dello Sport, che è il giornale sponsor dal 1909, anno del primo giro. Poi ci sono le altre maglie, che comandano le sottoclassifiche, come la maglia ciclamino, quella della classifica punti, la maglia azzurra, quella del Gran Premio della Montagna, che ha sostituito da qualche anno la storica maglia verde, e infine la maglia bianca, che viene data al miglior giovane sotto i 24 anni. Ma dal 1946 al 1951 ci fu un'altra sottoclassifica al giro, la più sotto di tutte, quella dell'ultimo posto, quella della maglia nera. Fu ispirata ad un certo Giuseppe Ticozzelli, che in realtà era un giocatore di calcio del Casale, un terzino per la precisione, ma che partecipò al Giro del 1926 come corridore indipendente, e questo fece sì che, nonostante fosse primo anche con un'ora di vantaggio sugli inseguitori, si fermava a pranzare con calma nelle trattorie proprio per mancanza di un team di supporto, per poi ripartire insieme al gruppo. Questo comportamento unico e il fatto che indossava la maglia del Casale, che era appunto nera, furono i motivi di tale ispirazione. L'uomo che ne emulò completamente le gesta e lo superò anche nel farlo si chiamava Luigi Malabrocca, passato alla storia proprio per essere stato il campione dell'ultimo posto. Con le sue tecniche di rallentamento, come nascondersi nei fienili senza che nessuno se ne accorgesse, e soprattutto era il migliore nel dare false informazioni sulla tattica di gara agli avversari, perché ovviamente tutti sapevano le sue intenzioni, ma non si poteva essere sfacciati, anche perché si sarebbe incorsi in sanzioni e squalifiche. In più c'era anche un tempo massimo, dopo il quale non si veniva più cronometrati, e quindi bisognava calcolare bene i tempi, e il Malabrocca era un artista nel farlo. In effetti non era una semplice ricerca della gloria, al contrario, ma gli ultimi classificati ricevevano premi dagli sponsor, soprattutto in denaro, che potevano essere anche superiori di quelli ricevuti dal sesto classificato. Il buon Luisin era un pescatore veneto di umili origini, come la maggior parte dei partecipanti, e la maglia nera era fonte di sostentamento. Inoltre era anche un buon corridore con diverse vittorie nel suo palmarès. I primi due anni fu il vincitore, se si può dire, indiscusso della maglia nera, e poi si arriva al Giro del 49. Alla partenza c'era Sante Carollo, che partecipò al posto di un corridore infortunato. Oltre a puntare anche lui alla maglia nera, aveva un'arma in più. Era davvero scarso. Fu una sfida all'ultima forata intenzionale, fino alla tappa cruciale, dove Malabrocca si arrese davanti al Carollo rinunciando alla maglia nera e dicendogli che sarebbe stata sua. Era la prima parte del suo piano. Già, perché Luisin, lontano da occhi indiscreti, trovò alcuni contadini intrattenendosi con loro mangiando pane e salame e bevendo dei bei bicchieri di vino. Una volta sicuro di essere l'ultimo, ripartì verso il traguardo. Ma all'arrivo, l'amara sorpresa. Non c'era nessuno ad aspettarlo. Aveva tardato troppo e i cronometristi si erano stancati di aspettare, tanto da andarsene e assegnare l'ultimo posto a Sante Carollo, lasciandolo così con un pugno di mosche in mano. Carollo, ultimo anche oggi! Che però si becca bigliettoni come se piovesse. E anche il resto, beato lui. Forse in molti avranno sentito parlare della maglia nera e di Malabrocca, che fu il migliore ed il primo ad arrivare ultimo. Ma oggi ho voluto raccontare di quella volta in cui l'ultimo arrivò prima di lui. Oggi vi consiglio la lettura della novella a fumetti Malabrocca, un uomo solo al fondo. E chiudo specificando che nel 52 la maglia nera fu abolita per la protesta dei corridori che trovavano antisportivo il comportamento di quelli che puntavano ad arrivare ultimi. Ma non siamo qui a vedere chi aveva ragione, ma solo a raccontare. Anzi, facciamolo raccontare al diretto interessato. A quanti giri d'Italia ha partecipato lei? A quattro giri, nel 46, nel 47, 49 e 52. Per l'ultimo posto, per la lotta per la maglia nera, chi erano i suoi avversari? C'era Carollo principalmente, poi ho trovato anche Pinarello, un po', ma in modo Pinarello era della mia squadra e si faceva a metà. Allora c'erano dei premi per chi arrivava ultimo? Sì, in tante tappe c'erano dei premi speciali per l'ultimo arrivato, allora si stava attenti per cercare di vincere questi premi. Ma come vi comportavate in corsa? Si stava attento col tempo massimo, normalmente non si faceva la corsa normale che fa un gregario, si serviva come squadra sia da bere sia non so se si bucava qualche gomma. E poi quando ci mancava circa 50 km cominciava la lotta, i primi per il primo posto e noi per l'ultimo posto. Ho vinto il Giro di Cosiavia, ho vinto anche diverse cose, insomma. Certamente nel Giro d'Italia ho cominciato a fare l'ultimo e ho sempre fatto l'ultimo.